Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù. Tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare, un po' My Way. Schiaccia il tasto Rec e il tasto Play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Udini che toglie le catene al mondo in fondo. Un inganno non è, è solo sarebbe opportuno che ciascuno di noi professori stilasse per tempo un breve riassunto del programma. Beh, Manuel, ma lo sai, vero, che qui ti è assolutamente proibito l'ingresso? Prof, possiamo parlare un attimo? Sì. Scusate. Scusate. Ma com'è possibile? Cioè, l'ingresso libero, entrano, vanno... Dimmi. Simone si sta mettendo nei guai. Spiegati. È andato da Sbarra, gli ha detto di vendere la roba. Gli ha detto che stavo poco bene. E gli ha dato da bruciare una libreria. Da bruciare una libreria? Dove? Non lo so, dai parti della Casilina. Ma porca... Ma io di... Ma cioè, adesso lui, per tirare fuori te dal giro, deve entrare nel giro, lui deve entrare... Quindi, prof, ma sei impazzito! È la stessa cosa che gli ho detto io. Dov'è adesso lui? Dove si trova? Non lo so, non ne ho idea. Tutto a posto? Sì, sì, stavamo dibattendo di cose filosofiche. Tutto bene, tutto bene. Io ti giuro a te, ti darei, guarda. Buongiorno. Adesso ma manco una vocale. Sì, avanti. Buongiorno. Simone, guarda. Visto che sei in ritardo, mettiti alla cattedra, va? Prof. Sì. Mi scusi, ma è vero che oggi si riunisce il consiglio per decidere su di lei? Sì, è vero, sì. Oggi parleremo d'altro. Come si pronuncia, secondo voi, il nome che ho scritto alla lavagna? Nietzsche. Nietzsche? No, si pronuncia... Friedrich Nietzsche. Nietzsche era un uomo piuttosto complesso, contorto, ma grandissimo scrittore. Alla fine della sua vita, ormai impazzito a causa della sifilide, scriveva brevi ma straordinari pensieri. Uno dei fulcri del suo pensiero era il concetto di volontà di potenza, che scaturì molti fraintendimenti e addirittura una distorsione, no, del suo pensiero. Infatti il nazismo si impadronì del suo concetto, intendendo potenza non come la intendeva Nietzsche, cioè come affermazione dell'individuo, ma come volontà di dominio sugli altri. E questa appropriazione indebita del suo concetto fece sì che Nietzsche iniziò a essere considerato un antisemita, favorevole alle guerre, addirittura razzista, ed è falso, è assolutamente falso. Lui era contrario a ogni forma di conformismo.
a ogni forma di allineamento, esattamente il contrario del nazismo. Quel nazismo che nel 1933 portò in piazza i libri degli avversari politici per dargli fuoco. Bruciare i libri. Bruciare i libri è un'affermazione di potere, no? Potere politico, potere mafioso. E purtroppo è ancora molto attuale, ne leggiamo quotidianamente in rete, sui giornali. Sì, avanti. Professor, mi scusi, la preside la vorrebbe di là. Le dica che arrivo. Ok. Vabbè, ragazzi, ne parliamo dopo la ricreazione. No, prof, dopo ricreazione c'è il laboratorio teatrale. Già. Ok, allora, mentre non ci sono, Simone vi legge il primo capitolo di Nietzsche. E te dobbiamo parlare. Non possiamo farlo dopo, non in orario scolastico. No, lo facciamo in ricreazione perché è importante. Ti aspetto fuori. Dai, Simo, leggi questo Nietzsche, oh? O Nietzsche. Nella denuncia pare che il padre di Giulio abbia parlato della cattiva influenza che avresti sui ragazzi. Il padre di Giulio è un uomo problematico, non darei troppo peso a quello che dice. Problematico? Sì. Perché? Perché? Perché è un uomo irrisolto, un professionista affermato, ma pessimo padre, pessimo marito. Tu come lo sai? Lo so perché me l'ha detto il figlio. Ah, certo, quindi tu ti fidi di un adolescente che parla male del proprio padre? Sì, io sì. Mm-hmm. E poi non ne parla male, ne parla con dolore, quasi con pena. Senti, Dante, ti posso dare un consiglio? Stai alla larga dal padre di Giulio, che quello non è solo un avvocato importante, è uno che ha mille agganci. Se ti vuole rovinare, ti rovina. Ci rovina. Perché non provi, non so, a scrivergli, a scusarti? No. Ci penso. Ci hai pensato? Stanotte ho sognato Giulio. Ecco. Vi siete accorti che lo guardo sempre? No, non si vede, non si vede proprio. Poi lo penso, cioè ragazzi non voglio Aureliano, voglio Giulio. Ma Bea, da te che puoi scegliere, Monica? Da quando De Penne è sparito io mi sono messa l'anima in pace. Sta scritto da qualche parte che io dovrò rimanere sola per sempre, è così. Eccola. No, è vero. Pessimismo cosmico, vedrai che ne è qui. Non sta a posto. Ma fa così schifo. No, ma non è colpa del caffè. Sono io che mi sento strana. Cioè? Forse sono incinta. Cosa? Ma che stai a dire? Forse che significa? Ti sono venuta o no? No. Vabbè, però mo non è che ci possiamo basare su questo perché a me non mi sono mai venute regolari. L'inseminatore Angelo? Certo, chicca, per forza, l'ho fatto solo con lui. E lui lo sa. Che cosa, che è l'unico? No, l'una, che è il padre. No, non glielo ho detto, anche perché non è sicuro adesso. E comunque già a casa sua è successo un casino quando ha detto che preferiva la falegnameria all'università, perché comunque i genitori sono De Angelis e Lamorelli, che sono due professori. Quindi mo non mi va di mettermi pure a me, che forse mi ha messo incinta, forse no. No, io no. Non certo, mi sembra a caso. Pure te, oh, proprio con figlio dei due professori te dovevi niente. Vabbè, ragazzi, io direi che qua urge un test. Urge, subito, immediatamente, proprio. Subito. Nino. Simone. Bene. Cari ragazzi, adesso vorrei che qualcuno di voi salisse su questo, chiamiamolo palcoscenico, e venisse a dire qualcosa, qualunque cosa. Non importa il contenuto. Non abbiate paura, nessuno vi giudica. Dai, su. Chi se la sente? Chi se la sente? Una classe di coraggiosi, eh? Dai, su. Vengo io. Bravo, vieni. Come ti chiami, che non mi ricordo? Matteo. Ah, già. Sì. Matteo, questo è il tuo pubblico e quindi puoi dire quello che vuoi, che so, una poesia oppure un pezzo in prosa, oppure puoi anche improvvisare, non lo so, un comizio. Allora,
Ecco, allora, la poesia è tratta dalla Bibbia, però un po' rivisitata da me. Oh! Allora, non c'è niente da ridere, dai. Vado. Sì. Mi baci coi baci dalla bocca tua. Che sei migliore te del vino. È embriagante il tuo profumo. Aroma tuo che si estende porta il tuo nome. È per questo che i ragazzetti si innamorano di te. Scappiamo insieme, fammi il vento. Portami con te. Portami nelle stanze di re e se divertimo insieme. Oh. È mio re l'amore tuo del vino. È per questo che mi sono innamorato di te. Sì? Ti posso salutare? Sì, certo. È un buon momento? Sì, i ragazzi stanno facendo il corso di teatro con mia madre. Com'è andata poi ieri con Simone? Ci hai parlato? Sei riuscita a trovarlo? Sì, è andata male, decisamente male. Ma mi dispiace. Ma cosa sei venuto a fare? A vedere il mio regno, il mio antro segreto? No, mi serviva un certificato in segreteria. Però sì, ero anche un po' curiosa. Manuel dice che non ci stai mai in cattedra. Poco? Che stai tra i banchi, cammini. E ogni tanto ti siedi accanto a loro e capita che qualcuno si emoziona. Sì, vabbè. Qual è il banco di Manuel? Quello lì. Che sensazione dà? Di rimpianto. Perché? Per gli anni della scuola, che erano bellissimi, stupendi, però nessuno lo sapeva. Mi sa che Manuel ha ragione. Un po' d'emozione la dai. Ma cosa avrà mai fatto di male il nostro amico e collega Dante Balestri? Mi ha semplicemente offerto ai nostri ragazzi la possibilità di riunirsi. Non so, avete presente le occupazioni? Ecco, questa è stata una specie di occupazione senza nemmeno la ipocrisia dei finti gruppi di studio. Ma perché in fondo cosa sono state le occupazioni? Cosa sono le occupazioni se non delle grandi feste? Lombardi, adesso non esagerare. Cioè, tu vuoi mettere in dubbio che siano delle grandi feste, ma quando mai i nostri studenti hanno studiato durante le occupazioni? Per favore, non facciamo polemica politica. Le autogestioni sono una cosa sana. Ubriacarsi a scuola fino a coma etilico, no. Vogliamo parlare dei profilattici che sono stati trovati in palestra? Oh, qui vi volevo. Vogliamo parlare del sesso a scuola, dei baci rubati tra colleghi professori, tra supplenti, tra psicologi e psicologhe dello sportello adolescenza. E che gli è successo? Gli hanno fatto un incantesimo. Si deve essere preso qualcosa di troppo forte per dormire stanotte. Vedrai che tra un po' si sveglia e torna a essere il rospo che è sempre stato. Il concetto del perdono. Ma perché noi dobbiamo buttare la croce addosso al nostro amato collega? Io sono con te, Lombardi. Noi dobbiamo astenerci da questa faccenda. E non siamo magistrati, siamo professori. E noi sul collega non dobbiamo esprimerci. Infatti, è proprio così. Noi non ci dobbiamo esprimere. Se il Ministero manda un'ispezione, si assumerà lo Stato la responsabilità della sospensione. Tiglio! Chiamate il dottore! Tiglio! Come fai ad essere sicuro che Simone non lo farà? Ma infatti non lo so. Diciamo che lui adesso ha un bivio tra la sua coscienza e il fatto di volermi ferire. E l'unica cosa positiva è che Manuel in questo caso non c'entra niente.
Che succede? Professore Lombardi, si è sentito male, forse gli è venuto un infarto. Ma dove? Sala professori, mo devo andare che sta arriva l'ambulanza. E devo andare come vuoi. Beh, scusami, sì. Scusami. No, prego, prego. Ciao. Il professor Lombardi ha avuto un coccolone. Cosa? Come il professor Lombardi? Ma stai scherzando? Ma quindi cosa ha avuto? Solo un calo di pressione, no? E l'elettrocardiogramma come va? Tutto bene. Permesso, scusate, permesso, ma... Attilio, calma, no. Ma... Mi fai spaventare, che è successo? Mi sono battuto per tuo figlio. Devi stare attento alle tue coronarie, non sei più un ragazzino, caro mio professore. La foga oratoria mi ha sopraffatto. Spero che tu non l'abbia fatto solo per me. Per la verità l'ho fatto proprio per te. Dovevi farlo per convinzione, perché lo sai che Dante è assolutamente innocente. Certo, come no? Innocentissimo, sì. Io l'ho gridato al popolo, e anche al ministero e allo Stato italiano. Vero? Verissimo, verissimo. Bravo, bravo. Però adesso non ti faticare, sul calmati. Dai, sono io. Kika, posso darti un passaggio a casa? No, grazie, devo fare una cosa con le ragazze. Posso parlarti un attimo di una cosa? Che c'è? Senti, tu adesso stai con Matteo, no? No, non sto con nessuno. E la dichiarazione che ti ha fatto? Robe sue. Stavo pensando, perché io e te non ci mettiamo insieme? Chi io e te? Chi se no? Ok, ho preso una sbandata. Ma adesso è finita, io lo so che mi vuoi ancora bene. È vero. Quindi che stiamo a fare io e te separati? Ho sbagliato, ok. Chi è che non sbaglia? Non è questo il problema. Tanto con quella non c'è paragone, lo so già. E allora qual è il problema? Che io sono già cascata una volta con te, non ci posso cascare due. Te mi fai troppo male, sei come un veleno. E io devo imparare a pensare a me. Che vuol dire? Che stai a dire, Kika? Io ti vorrò sempre bene, ma come amico. Ha ragione il prof. Essere amici sarà un bene prezioso per tutte e due. Kika, ma chi se ne frega di quello che dice il prof? Oh. Se io perdo l'anno quest'anno, dovrò cambiare scuola. Lo sai che succede? Succede che ci dimentichiamo di noi. Ed è triste questa cosa, è triste. Lo sai perché? Eh? Perché significa che saremo diventati grandi. Tanto ci tocca prima o poi, no? Ciao. Ciao. Ho saputo di Lombardi. Come sta? No, a quanto pare niente di grave. Tra qualche giorno sarà come nuovo. Ti disturbo? No, assolutamente. No, è solo che sto aspettando il padre di un alunno. Ti rubo solo 5 minuti. Mi dispiace che abbiamo litigato. Ma non abbiamo litigato. No, però... Ci sei rimasto male quando hai visto che non ti ho difeso. E volevo farmi perdonare. Ma non è questo, tu non c'entri niente. Sì, invece. Ieri eri distante. Ma adesso che anche Aureliano ha iniziato ad accettare la cosa tra noi due... Sono io che non l'ho accettato. Come sarebbe? Questo è un momento che non riesco a stare bene con me stesso, non riesco a stare bene con gli altri. E nemmeno con te. Ho tanti pensieri,
E tu non c'entri, tu sei una persona bellissima, ma in questo momento non... Scusa. Non avevo capito che l'umore di questi giorni fosse così nero. Va bene, come vuoi tu. Puoi non odiarmi? Forse in te non ci conterai troppo. Scusami. Vabbè, adesso che succede? Allora, adesso dobbiamo aspettare. Prima compare una linea, ma non significa niente. Se compare anche la seconda linea, aspetti un bambino. Se no, no. Sì, vabbè, ma tanto lo so che ci sono rimasta sotto. Me lo sento. E Angelo come la prenderà? Boh, per ora non ne voglio parlare con Angelo. Cioè, prima lo voglio dire ai miei genitori. E gli voglio dire pure che se anche Angelo non lo vuole, io il bambino me lo tengo. Cioè, tu ti sentiresti in grado di crescere un bambino? Certo. C'ho la casa, qui c'è spazio per una culla, ecco. Ste tette che mi ritrovo, pensa che quanto latte ci avrò. Cioè, che mi manca per crescerlo? L'età ti manca, Luna. C'hai 16 anni. Ma allora? Vabbè, questa è pazza. Te già c'hai gli ormoni che ti girano a elica? Ecco la prima linea. Sì, però devi dirglielo ad Angelo. Non puoi fare tutto da sola, questa cosa la dovete decidere insieme. Sì, vabbè, ma tanto io ho già deciso. E il padre, che cavolo! Cioè, se per esempio io oggi scoprissi di essere incinta di Simone, anche se so che è gay, glielo direi subito. Scusa, hai detto? Ho sentito male? No, no, abbiamo sentito tutte benissimo. Hai detto che Simone è gay. Gay Simone, oh, ti senti bene? Oh, ma di che ti sei impasticcata stamattina? Dio, mi è scappata. Non ve lo dovevo dire. Vi prego, cancellate tutto, resettatevi. Ok. Ma è davvero gay? Sì, me l'ha detto lui. Una roba da matti. Te? Sapevi che Simone era gay e non ci hai detto niente? A che amica sei? Ragazzi, attenzione che qua dovrebbe comparire la seconda linea. Beh, perché non compare? Sì, infatti. Niente, direi che l'hai sfangata. Sì, però che palle, cioè, mo' ci avevo fatto la bocca. Prego, si accomodi. Grazie. Allora, intanto grazie per aver accettato il mio invito. Guardi, ho poco tempo. Tra mezz'ora e un'ora non è molto importante. Immagino voglia spiegarmi le ragioni del suo comportamento la sera della festa. Immagina male, perché in realtà... No, non l'ho convocata per chiederle scusa o per darle... così, darle dei chiarimenti. No, io non sono mai stato bravo a giocare di rimessa, non lo so fare, non mi piace. Lei si è fatto una cattiva idea di me, forse anche giustamente. Ma io l'ho convocata solo per parlarle di Giulio. A Giulio, se permette, ci penso io. Certo, ci mancherebbe. Ma non si vuole accomodare un attimo? Le porto via poco tempo, un minuto, cinque minuti, due minuti. Prego, sei comodo. In realtà io quello che vorrei fare è raccontarle un aneddoto dalla mia vita molto privato del quale non parlo molto volentieri né spesso. Io avevo un padre che per alcuni versi l'assomigliava, nel senso che era un padre che voleva crescermi, addestrarmi in qualche maniera, e non era particolarmente interessato a come ero fatto, quello che pensavo, e a un certo punto scappai di casa, per questo motivo scappai di casa e non volli più incontrarlo. E successe un'altra cosa. Una mattina mio padre non si svegliò. Morì nel sonno per un problema cardiaco congenito. Mi dispiace per lei. Grazie. No, ma io le sto raccontando tutto questo perché la mia fuga e la sua morte impedirono che la ferita che si era creata tra di noi si cicatrizzasse. Quello che mio padre non aveva capito era che io volevo che mi ascoltasse, tutto qui, no? Che cercassi di capire chi ero, no? Che mi chiedesse perché pensavo in quel modo, perché ero fatto così, perché non mi piacesse il mondo come quello che piaceva a lui. Tutto qui. Ciao. Ciao. Devi mangiare? No, non c'ho fame. Che hai fatto? Che ho fatto? Sono cazzato nero, ma... Perché?
Sono incazzato con la scuola, sono incazzato con Chicca, sono incazzato con quel coglione di Simone che mi sta a far diventare matto, mi sta a far diventare. Sì, lo so, sono passata a scuola, ho parlato con Dante. Pure lui c'ha le sue colpe, che dici? Lo sai che non gli ha detto che c'è un altro figlio, sì? Non gliel'ha detto perché non è vero. Di Simone ha visto la foto, ha visto. Sì, ma il bambino della foto è suo fratello gemello. È morto quando aveva 3 anni. Ma che sei di? La tua metà mancante. Sì, è una cosa serissima, una tragedia. Oh, mi raccomando, Manuela. È un segreto. Tra me e te, Dante me l'ha confessato soltanto perché era molto triste. Dove vai? Devo fare una cosa. Manuel, mi raccomando, eh. Oh, mi raccomando, Manuel! Simo, se fa una cazzata, fa un vieni cazzo. Qua. Oh, lascia! No, non sto facendo niente, sono andato a sbarrare a dirgli che non voglio fare. Ma non è così che funziona! Cazzo, quello ti fa pezzi! Oh, ne parliamo un'altra volta, ok? No, ti devo parlare, mo mi sta a sentire. La foto che hai visto non ci ha capito un cazzo. Tuo padre non c'ha un'altra famiglia, quello era il tuo gemello, è morto quando c'avevi 3 anni. Che cazzo stai dicendo? La verità, che te sto a dire? Che cazzo stai dicendo? Chi ti ha detto sta stronzata? Stronzata? È stato mio padre! Eh? No! È stato mio padre che ti sta stronzata! È la verità! È la verità. Cazzate, te credo. Non è vero. Vaffanculo. Chiedilo a tuo padre. Vaffanculo. Valla a chiedere a tua madre. È la verità, Simone. Lascia in pace tutte e due. Sta fa una cazzata. Dove sta mia madre? Mamma sta bene, non ti preoccupare. Scappa, Manuel! Ma! Lascia stare mia madre, pezzo di merda! Che no, che cazzo fai, signora? Ma signora, è inutile che urla, io moglie devo far male, però prima ti spacco tutta casa! Dispiace rovinare cose belle, vero signora? Ma tante volte è necessario. Lasciala! Volete da noi! Belle ginocchia che c'ha, Manuel. Zucca! Una paura, sì. Peccato che moglie devo spezzare. Belle ginocchia. Vediamo un po' come cazzo si può fare, eh? Manuel! Ah, fermo! Fermo, polizia! Fermo! Alza le mani! Spalla al muro, mani alte! Dai, eh! Forza! Oh. Porta via questo, va! Sei bene? Tu fermati qua! Dai, alza! Oh. Alza! Porta via sto rottame, forza! Non
Simone! 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 Dado! Mamma! Dado, ma che c'è? Hai visto Simone? Sì, certo, se n'è andato via mezz'ora fa, in moto. Ma come in moto? Con la mia moto mezz'ora fa? Sì, perché? Come stava? Come stava? Ma non lo so, normale. Ma perché? Che è successo? Ho scoperto tutto di Jacopo. Ha trovato le foto, ha trovato tutto. Giulio, ciao. Che ci fai in camera mia? Sono venuto un po' a curiosare. Sono cambiate parecchie cose qua dentro. Dove è finito il busto di Cicerone che ti avevo regalato? È lì che fa da fermaporta. Il più grande avvocato mai esistito fa da fermaporta? Sì. Molto originale. Senti, che ti sta succedendo? Perché ti comporti così? Orecchini, malumore, bevi vino a sentirti male? Perché non voglio pensare. A cosa? A una ragazza che mi piace, ma che sta con un altro. Capisco. Senti, perché non hai voluto che chiamassero me quando ti sei svegliato in ospedale? Perché non ti voglio spaventare. Solo questo? No. Perché avevo paura di te. Di quello che avresti detto. Che avrei detto? Non c'era da dire. Stai per morire. C'era solo da disperarsi. Senti, io ho riflettuto molto in questi giorni e ho pensato che non posso essere io a decidere quale scuola devi fare. Quindi, se vuoi restare nella scuola dove sei, rimani. C'è una cosa che devo dirti anch'io. Non avrei dovuto distruggere la riproduzione della battaglia. Porta invece. Quindi vorrei aiutarti a ricostruirlo. Va bene, Giulia. Va bene. Dai, non ti preoccupare, non ci pensavo. Tanto staranno un bel pezzo in galera. Questi schifosi. Sto così per loro, ma sto così per Simone. Oggi pomeriggio ci siamo quasi menati. Simone? Sì, io manco mi sono difeso. Me lo meritavo. Ti va di raccontare? Non mi sono comportato bene con lui. È successo tutto troppo in fretta, ma in pochi giorni ho perso Chicca che mi voleva più bene di quanto gliene volessi io. Ma Chicca se la vuoi la recuperi. Poi ho perso Alice, che adesso mi ha pisciato malamente. Ma io così ti posso dire? Dai, di che stiamo a parlare, Manuela, Alice? Ti prego. E adesso ho perso pure Simone. No. Simone non l'hai perso. Invece sì. Simone! Simone, ma... Oh, Dio. Simone!
Oh! Oh! Simone! Ma! Oh! Oddio! Oh! Non lo toccare, non lo toccare, non lo toccare! Non lo toccare! Ma chiama qualcuno, cazzo! Chiama l'ambulanza, sì. Sbrigati! Aiuto! Non può succedere di nuovo. Non accadrà come allora, vedrai. Non posso perdere pure lui. Non posso. Non succederà. Coraggio, Dante. Hai avvertito la madre? No, è a Glasgow per lavoro. Non voglio preoccuparla inutilmente finché non sappiamo quello che succede qui, no? Dante Balestra? Sì. Dottoressa. L'intervento è andato bene. Abbiamo ricomposto la frattura al braccio e praticato una lavanda gastrica. Per il trauma cranico ci vorrà un po' di pazienza per il recupero. Certo. Ma possiamo dire che è vivo per miracolo. Grazie, dottoressa. Di niente. Posso vederlo? Solo lei. Però non lo affatichi. Va bene, va bene. Mi segua. Ciao. Dove sono? Sei in ospedale. Sei vivo per miracolo. Mi fa male la pancia. Certo, ti hanno fatto una lavanda, ti sei preso qualunque cosa. Volevo morire. Non lo dire questo, ti prego, non dire questa cosa. Non dire questa cosa. Ti chiedo scusa, soprattutto per non essere riuscito ad affrontare con te il passato. Quando sei nato non eri solo. Eravate in due. E tua madre era così orgogliosa di voi, non faceva altro che andare in giro per il quartiere col passeggino a due posti. Jacopo se n'è andato per una meningite. Che ha risparmiato te. Per un po' di tempo hai avuto dei ricordi vaghi, poi più niente. L'ultima volta che ci hai chiesto di lui eravamo tutti sul letto e mi hai chiesto: Jacopo ci vede? Ci sente? E tu cosa hai detto? Che non lo sapevo. Allora mi hai chiesto: ma Jacopo dov'è adesso? E cosa hai risposto? Che era qui con me e con mamma, per sempre nel nostro cuore. Noi avremmo dovuto dirtelo prima, ma non sai quanto è difficile spiegare ad un figlio cosa significa perdere un figlio. In tutti questi anni io e tua madre abbiamo vissuto col terrore di perdere anche te. Quindi ti prego, quando fai qualcosa, quando fai una cazzata come questa, pensaci prima, tante volte. Perché adesso abbiamo soltanto te.
Povero papà. Povero papà. Come sta? Ma sta bene. Sta bene. Perché non mi hai avvertito subito? Ma perché sarebbe stato inutile, non saresti potuta venire, saresti stata male inutilmente. Se penso che non sono lì con voi, proprio come con Jacopo. Ti prego, non dire questa cosa, l'importante è che Simone stia bene adesso, no? Io arrivo subito. Tu come stai? Sto bene. Adesso sto bene. Ciao. Ciao. In mense serius, che vuol dire un mese dopo. Pin, ciao. Mi faresti entrare? Vieni al dunque, Dante, che vado di corsa, che devo andare al ministero. Sì, no, io in realtà ti voglio parlare solo un attimo di Simone. Io immagino che il consiglio di classe vorrà bocciarlo, no? Dovrebbero, sì. Però poi, siccome la decisione finale spetta a me, io farò in modo di convincere gli altri professori a fargli sostenere un esame informale su tutte le materie prima, certo, degli scrutini, e lì poi decideremo se promuovere. Certo, no, mi sembra giusto. Io però vorrei rilanciare. No, fammi dire. Ma tu, di, certo. Tu non potresti proporre lo stesso tipo di trattamento anche per Manuel, eh? Aspetta un attimo, lui adesso sta studiando, ha soltanto bisogno di un po' di tempo per recuperare. Tu non potresti fargli fare anche a lui l'esame, come lo chiami? Informale. Informale, magari con Simone, tutto qua, ecco. Sì. Dante. Non lo so, fammici pensare. Ci hai pensato? No. Fatti dare un bacio. No, no, niente, baci, che devo andare di corsa al ministero, dai. Grazie. Ti odio. Quello che ho fatto è imperdonabile. Lo so. Ma te lo devi lasciare alle spalle, te ne prego. Vorrei. Ma finora non ci sono riuscito. Ero il diverso della classe, certo. Quello strano. Quello dei vestiti neri. Quello dei silenzi. Perché? Perché? Se uno è diverso, deve essere preso per il culo o calpestato. Quello che ho imparato in questi mesi è che è normale essere diversi. Siamo tutti diversi. Nessuno è uguale a qualcun altro, no? Prendi me. Io sono gay. Quel carnevale lì era tutto molto confuso e mi giravano delle idee in testa e non lo so, forse per questo che me la sono presa con te. Ridicolizzarti era un modo per allontanare l'idea dalla mia testa che la differenza forse... Ecco, la diversità era la mia. Mi spiace, davvero. E lo so, davvero lo so che ti costa tanto. Ma ti prego, torna a scuola. Fallo anche per me. Il più scemo odioso di tutta la classe. Altrimenti, guarda, ti faccio vivere quei rimorsi per tutta la vita. Ti faccio venire i sensi di colpa, te lo giuro. T'ho preso una cosa per farmi perdonare. Ti piace? Tu sai. Che? Di Le Pen? Perché li conosci? No. È male. Un gruppo fortissimo. Ah. Beh, provalo un po'. Sei sicuro? Mica te magna sta colpa, eh? Va bene, grazie. Ragazzi, vi devo dire che le vostre tesine su Nietzsche mi sono piaciute tantissimo! Oh, tantissimo! Sono veramente belle. Ne cito una, ad esempio, ecco, quella di Chicca, che tocca il tema della sofferenza, cioè uno dei temi che indignava di più
Nietzsche, no? L'insensatezza della sofferenza. Perché soffriamo, no? A cosa serve? Che se ne fa il mondo della nostra sofferenza quando, ad esempio, perdiamo qualcuno che amiamo? Dove li hanno messi i libri di Nietzsche? Li avevamo messi qua. Non lo so, allora vado a dire al prof che non li troviamo. Aspetta. Eccoli. Credo che siano quelli. Sì. E si vede che il bidello li ha spostati qui. Senti, io però non ho capito quello che mi stavi dicendo di Aureliano. Ti stavo dicendo che Aureliano è un mio amico e non voglio fargli del male. Va bene, allora cercheremo di non fargli del male. No, nel senso che... Sì, l'ho capito il senso. Dico che troveremo un modo, no? Un altro che mi è piaciuto molto, e questo vi sorprenderà, è quello di Manuel. Qui abbiamo veramente ormai a che fare con un filosofo, no? Vi voglio addirittura leggere un brano della sua tesina che dice, state a sentire perché è molto interessante. Allora, il superuomo di Nietzsche non è un essere al di sopra degli altri, ma al contrario è l'uomo solo sulla terra, una sporca corrente che cerca di diventare mare. Molto bene, complimenti. Avanti! Questi sono i libri che abbiamo trovato su Nietzsche. Bravi, beh, metteteli qua, di questi ci occupiamo dopo. Mettilo qua, avete svuotato la libreria praticamente, complimenti. Ecco, questi sono quei momenti in cui non mi ricordo assolutamente di cosa stavo parlando. Il superuomo. Il superuomo, superuomo. Avanti, niente, non si riesce. Avanti. È tornato il mio. Bella Pini, bello, bella Pini. È tornato Pini. Tutto a posto. Oh, tutto bene. Allora, bentornato. Posso dire che per me il superuomo di oggi è sicuramente Pin. E lo sapete perché? Perché Pin ha affrontato le sue paure e le ha sconfitte. Complimenti. Bravo, bravo, grande, Dammer 5. Posso? Prego. Non si tratta di un'interpretazione del pensiero di Nietzsche abbastanza discutibile. Lui, tu puoi dire quello che ti pare, ma secondo me nella sua meravigliosa follia Nietzsche sarebbe stato d'accordo. Ecco, e voglio aggiungere anche un'altra cosa. La scuola è il luogo dove non possono esistere discriminazioni, prepotenze e ignoranza. Allora, me lo dico da solo. Sui primi due punti ho fatto un buon lavoro e voi siete, diciamo, la testimonianza di quello che sto dicendo. Il terzo punto, l'ignoranza, secondo me su quello possiamo ancora lavorare. Sapete voi, virgulti, di non sapere praticamente una mazza? Lo sappiamo, come no? No. E i superuomini non esistono. Però esistono i supereroi. Mm-hmm. Come il professore che ci ha sopportato tutti sti mesi. Guarda, c'è un posto davanti a Simone, mettiti lì, levati il giubbotto e bentornato. Sono molto contento che tu sia qui. Dunque, allora, Giulio, molto bene. Molto bene, complimenti. Aspetta, sei davvero tu De Pen? Io... Sì o no? Sì. E non sei contento di vedermi? È qui.
sta arrivando. Buongiorno, buongiorno prof. Ciao ragazzi. Che succede? Che... No, niente. Niente? No. Però oggi parleremo del filosofo Pietro. Filosofo Pietro non lo conosco, onestamente non... È che oggi si cammina a marcia indietro. Ah, la rima col nome! Quindi che devo fare? Si deve girare. Devo girare. Vabbè, ragazzi, non mi fate fare male. No. Ci pensiamo quindi noi. Si cammina? Siamo, si cammina, si cammina. Dante è il nostro professore! Dante è il nostro professore! Dante è il nostro professore! L'anno non è finito via! Dante è il nostro professore! Tu sapevi tutto, immagino! Dante è il nostro professore! Vegliacco! Dante è il nostro professore! È una marcia lunga questa! Un po' lunghina! Va bene! Sì, restiamo a Roma! Dante è il nostro professore! Dante è il nostro professore! Pure voi, eh! Dante è il nostro professore! Ci siamo? Sì, no? Sì, ci siamo. Un secondo, senti girare. Ecco. Che devo fare adesso? Si può girare. Mi posso girare? Mi devo preoccupare? No! No. Perché? Ok, allora mi giro. Sì. Mi giro. Ok. Ma voi siete pazzi! Brava Chicca, vi voglio bene! Grazie. Ciao. Ciao. Ma che bella sorpresa. Beh. E come sei qui? Stavo aspettando che tu tornassi al lavoro. Senti, no, io ti volevo parlare di questo libro che ho comprato alla libreria americana, no? È di un'autrice che mi piace molto, sì. Il problema è che però questo libro, la versione italiana, arriverà soltanto fra, insomma, parecchi mesi. Allora mi chiedevo sempre, potrebbe essere interessante che se noi ci frequentassimo tutti i giorni, diciamo, o anche ogni ora, anche ogni minuto, non voglio esagerare dicendo ogni secondo, potrebbe essere interessante che tu me lo traduca, no? Ci vorrà un sacco di tempo per leggere. Sì. Ma finisce bene? Ah, questo non lo so. Ma perché se non finisce bene io... Noi dobbiamo leggerlo, sennò come facciamo a sapere come finisce? Non possiamo saperlo. Vogliamo leggerlo qui? Non so. Vengo. Senti, chi parla per primo? Parla tu. No, parla tu. No, parla. Che sei da didattico? No, non penso, no? Tu? No, fino ad oggi no. Ecco, senti, prima che accada l'irreparabile, devo parlarti di me. Brevemente, per favore. Brevemente, sì. Allora, devi sapere che dico un sacco di bugie. Anch'io? Sono inaffidabile. Sì, prego. Se fossi te non mi fiderei di me. Ma infatti diffido tantissimo. Ma soprattutto sono un po' complicato. Che fai, papi? Ecco, adesso se fosse un film io e te ci dovremmo baciare, e come tu mi insegni, no? Ci sono tanti tipi di bacio. Quanto parli, Dante? Tipi diversi di bacio. Fammi venire, questo è importante, perché c'è il bacio, quello casto che noi non ci vede. Poi c'è il bacio labbra contro labbra, detto anche a stampo. Già meglio. Sai, Hollywood con la testa un po' leggermente reclinata, sì. Insomma, così, e poi c'è il... Ma il momento per fermare il tempo.
miliardi di persone, solo un'occasione qua giù, tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare, un po' My Way. Schiaccia il tasto rec e il tasto play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Udini che toglie le catene al mondo in fondo. Un inganno non è, è solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perpetuo che dura un momento. Nei millenni tutti gli anni, aspettando primavera, un Platone, un Botticelli, Dumbledore, la maieutica del fai da te.